Anthony? Anthony, che ci fai qui? Che sta succedendo? Che cos'hai? Mi sembri un po' giù di morale. Tutto a posto? Ma sei tornato a casa e sei così triste? Non ho capito che cosa è successo. Jenny. Che cosa? Oddio. Sei tristissimo. Non ti ho mai visto così triste. Ti hanno picchiato. Hanno rapito Axel. Cosa hanno fatto, Anthony? Oh mio Dio. Il gruppo dei belli mi ha detto che sono bruttissimo. Il gruppo dei belli? In che senso il gruppo dei belli? Che significa? Ma poi gli credi pure? Tu che sei un playboy gli credi? Non li sopporto. Ma che gruppo dei belli? Ma di cosa stai parlando, Anthony? Ma che cavolo è? Ti sei sognato... Ah, hai dormito nel divano e ti sei sognato questa cosa. Ho capito, ho capito. Non li conosci? No, io non li conosco. Non ho idea di chi cavolo siano. Il gruppo dei belli. Cosa? Spiegami che cosa sono. Ora te li presento. Ok, sto per andare a vedere il gruppo dei belli. Ma che cosa significa? Vieni con me. Gruppo dei belli, ragazzi, ma che cavolo? Anthony, ma che fai? Mi porti a bere il tè? Dove mi hai portato? Li vedi laggiù? Oh, aspetta. Quelli lì? Sono loro? È il gruppo dei belli quello? Ma che significa il gruppo dei belli? Insomma, chi li ha messi in quel gruppo? Stanno prendendo il sole. Sì? Come tutte le persone normali? Perché il sole bacia i belli, no? Dai, su, non è così tragica. Prendono il sole perché prendono il sole. Gli piace essere abbronzati, ma... Io riconosco una cosa tra quelli lì. Quel cappello! Quel cappello io l'ho già visto! Peli! Ah, oh, che bella giornata! Finalmente abbiamo preso anche in giro quel povero spiegato bruttissimo. Salve, stavo prendendo il sole. Che c'è? Oh mio Dio, c'è ancora quello brutto che c'è. Sì, intanto è il mio ragazzo. Secondo, tu nel gruppo dei belli. Tu nel gruppo dei belli. Assolutamente. Guarda che dominari scolpiti. Guardami. Ma quelle dominari scolpiti che io vedo solo la pancia. Ma che dominari scolpiti? Ma guarda che ho fatto lezione di palestra in un giorno. Gli hai scolpiti tutti poco il martellino da un'altra parte. No. Che sta succedendo qui? Ah, ho capito, siete il gruppetto dei belli. Eppure Bully che è andata in giro a dire che la gente è brutta, capito? Io non sono stato a prendere il tuo fidanzato. Ce l'hanno preso tu, loro cadavere, comunque che ci fai qua? Ah, solo perché lui è così bianco, cadaverico, e voi vi abbronzate. Beh, non mi interessa niente. A me piace così. Ma guarda i suoi figo. Occhi no, guarda, senti, i suoi occhi, senti, come sono. Francesco, senti, non ci siamo capiti bene, Francesco. È bellissimo. Tutte le ragazze le vanno dietro, io sono gelosissima. E mo tu mi vieni a dire che è pure brutto. Hai visto Fili? Che lui è venuto qui. Te lo dico io perché Fili è venuto qui. Per lavarsi, perché a casa sua non si lava. Si lava con l'acqua del mare. Allora, però te lo spiego sinceramente perché sono qui questi ragazzi. Semplicemente perché loro li ho pagati e quindi loro sono venuti ad aiutarmi per insomma. Non ci credo, tu li hai pagati perché volevi sentirti bello. Beh, c'è di meglio di te. Effettivamente, c'è di meglio di te, Fili. Te lo stanno dicendo pure loro. Ascolta, vi ho pagato 100 euro. Per favore, potete dire almeno quindi che sono una persona bella. Quindi voi avete fatto un gruppo grazie. Di belli su Adopt Me. Incredibile. Beh, sapete che cosa? Adesso finisce qui. Vado a fondare il gruppo dei brutti di Adopt Me. Vado a prendere il mio ultimo membro, sto tornando, giuro, arrivo in fretta, mi serve l'ultima persona. Iro, mio Dio, proprietà cercavo. Non mi spaventare però, se Iro, ero qui con il mio lama. Che stai facendo? Sapessi. No, ascolta, ho una proposta da farti. Abbiamo un problema con un gruppo che si fa chiamare il gruppo dei belli di Adopt Me, ok? E l'idea che ho fatto io è di creare un gruppo contro di loro, il gruppo dei super belli. Brutti. Quindi chiedevo se tu vuoi fare parte del gruppo dei brutti. Perché sei il mio migliore amico, quindi tipo... Che dici? Cioè, mi stai dicendo che tu sei arrivata qui appositamente per me per chiedermi di far parte del gruppo dei brutti, ma al massimo dei super belli, dai. Cioè, brutti. Dobbiamo battere i belli. Bruttissimi. Orribili proprio, dei mostri. Proprio non mi apprezzi per quello che sono, la dai, ti qua. Prego, devi darmi una mano perché loro si credono super fighi e io voglio impedire che i belli vincano solo perché sono belli di aspetto. Quindi sono degli sbruffoni. Sì, sono degli sbruffoni, bravo. Esatto. Canaglia. Ok, perfetto, ci sto. Ok, allora andiamo perché hanno insultato il mio fidanzato e questo non lo posso accettare. Quindi adesso gliela facciamo pagare.
Bene, raghi, siamo qui per la prima sfida, la sfilata, per vedere se vinceranno i belli o i brutti. E i primi che andranno a cambiarsi e a fare tutti e tre gli outfit saranno i belli, volevo dire. E noi staremo qui a guardarvi e a giudicarvi, quindi su, alzatevi. E il primo outfit, ragazzi, è la spiaggia, outfit da spiaggia. E soprattutto tu, Francesco, devi spostarti dalle scatole, perché quello è il mio posto. Via, ma ciao, assolutamente ciao. No, no, sì, assolutamente no. Andiamo, sì, andiamo, ah, prima che brutti scotta, andiamo. Show. Come si permette? Vai a cambiarti, adesso vedremo come ti sei vestito tu. Venite fuori, andiamo, fate vedere che cosa avete in serbo. Oh, figo, guardate un po', ragazzi, state benissimo. Vai, sfilate un pochino. Vai Francesco, vai. Tocca a te, vai Francesco. Guarda, come sono bello. Wow, addirittura. Wow, Francesco, complimenti. È stato un piacere. Ok, vai, vedo già Fili, oddio. Oddio, allora, Fili. Ho messo Fili un po' di muscoli. Che non ho qua, dicevo da Wish per... Eccomi, bellezza. Sembri un culturista, sono orribili. Sammy, l'ultima, la ragazza del gruppo, vieni qui. Allora, dai, ci sta, mi piace un sacco il suo outfit. Ragazzi, voi che dite? Secondo voi hanno vinto Anthony, Hiro? Nah. Vediamo un po', vediamo che cosa riusciamo a fare noi. Andiamo a cambiarci, coraggio. Tada! Guardate che fighi! Cioè, non tanto fighi. Un pochino. Ma che fighi. Dici? Cioè, dai, si sono vestiti molto meglio loro, onestamente. No, guardaci, sono fantastici, facciamo... sono hawaiano. Ma come? Ma come cosa? Guardaci, cioè, siamo penosi, oddio. Andiamo, vai, io con questi occhiali. Ok. Ta-na-na-na-na. Ragazzi, ma questa scenità? Che dite? Figli? Bellissimo. Aspetta, che cos'è quella? È una farfalla. È una farfalla, sì, quella. Appunto. Ah, devo dire, ti piacciono le farfalle? No, sono carine, però troppo classico, non mi piace. Troppo prossimo, classico. Grazie. Non troppo, capisci ho lo detto stile, prossimo, mi grazie. Prossimo, secondo grazie. Me... prossimo, grazie. Va bene, avete vinto il primo round, ma adesso ci rifaremo sicuramente al secondo. Mo vedete. Boom, ragazzi, ci siamo cambiati, facciamo sfavile, siamo troppo fighi. Raga, questo outfit da festa. Che carino Anthony che si è messo la coroncina come a me. No, vabbè, ragazzi, qua dobbiamo vincere per forza. Usciamo. Boom, guardate un pochino che outfit qui. Guardate questo che outfit. Devo ammettere che è carino questo. Lo so, bello, che carino, bello. Adesso lo carino. Siete impegnati. Bellissimo. Siete impegnati. Sì, esatto. Guarda qui, Hiro. Guarda un po', dietro. Che no, figo, ma... vai, fai vedere anche altri. Secondo me fanno le feste degli sfigati, perché è una cosa del genere, guarda come si veste. Chiara Ferragni e Fedez senza di noi non fanno il matrimonio. Anche se l'hanno già ma fatto. Ma se l'hanno già fatto. Non si risponde. Vai, Anthony, prima... Anthony, guarda che figo, Anthony! Boh! Ragazzi, abbiamo palesemente vinto. Dai, questa era la... Vai. Sì, dai. Tocca a noi, tanto vinceremo. Tocca a voi, vai, fateci vedere che ma cosa scusa, sapete no, no, fare. No, tocchiamo noi a festa, tocchiamo. Sì, toccate voi a festa, vai. Ragazzi, stiamo aspettando da un'ora. Ce eccoci la facciamo? Ho capito eccoci che siete belli, però... Oh, grazie. Dai, fatevi vedere un po'. Sfilate, guarda. Sfilate. Che schifo! Devo dire che è Fili, mi piace un sacco. Ma guarda come Fili si permette? Hai visto? Ti sposti di mezzo alle scatole. Grazie. Boh, non posso vedere neanche la mia c'è. Guarda, bellissimo. No, non ho sbagliato. Però comunque, guardami che... Cioè, bellissima maglietta Gucci. Come no, aspetta, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Fili mi ha sorpreso. Grazie, vediamo Sammy. Grazie. Oh, dai, ci sta. Però, no, ragazzi, siamo più fighi. Mi dispiace, guardate un po'. No, no, c'è. Ma ho vinto non io c'è subito. Da competere. Non c'è da competere. Questa l'abbiamo vinta noi. Quindi siamo uno pari. L'ultima sfida e abbiamo finito la sfida tra belli e brutti. Vediamo poi che cosa sapete fare. Raghi, io, il mio fidanzato e Hiro siamo tutti pronti per far vedere a quelli lì come ci si veste da eleganti. E adesso andiamo, mi raccomando, camminiamo con la testa alta perché noi... Ciao, sì, salve, ciao, sì, siamo ciao. Noi, quelli vestiti meglio di voi. Poi gentilmente ciao. A parlare normalmente al posto di sembrare che sei ricca, gentilmente, appunto. Grazie. Che sono ricca, intanto questa casa è tutta mia, cioè siete nella vabbè, mia baracca. Vabbè, ricordati che intanto... è una piccolissima casa, vabbè, comunque, va bene, vai, sfidate.
Ok, beh, sì, sì, io sfilo, cammino. Dimmi un po' se ti piace. Ovviamente ti piace perché, cioè, sono troppo figa. Lo dici questo. lo dici te, ovviamente. Vai, vai, vai. Lo dico io, guarda. Allora, ti faccio anche queste. Come si fa? Guarda, guarda. Che mosse. Al contrario, però. Sto facendo vedere. Vabbè, aspetta, lo rifaccio. Vai. Oh, queste mosse, vai, vai. Quanto vi date? Quanto vi date? 4. Mi merito Iro, 10, grazie. Mi merito almeno 10. Guardate poi cosa? Loro due. Guarda, guarda che figurini, guarda. Guarda che bel maschietto che sono. Guarda che bellini che sono. Se lo meritano, okay. ci meritiamo la vittoria. Dai, fateci vedere voi quanto siete eleganti. Su, coraggio, andate. Vediamo chi vince questa sfida. No, va bene. Ragazzi, fuori, coraggio, vogliamo tutti vedervi, dai. Oh, ecco, vai, fatemi vedere un po'. Guarda quanto sono bello, guarda. Ma tu sembri un agente segreto, altro che elegante. Ma quando? Sì. Ma non è vero. Sì, sembri quello dei Men in Black, adesso mi farei dimenticare le cose. Fammi vedere Fili, fammi vedere Fili, vai Fili. Io direi che mi sto vestendo abbastanza bene, se sono un mondo elegante, Fili, molto Fili carino. Fili direi, guarda un po'. Mi piace la tua maglietta, sì. Grazie. Aspetta. Ha sempre la tua posa, orribile comunque la posa. Sammy, voglio vedere Sammy, vai. Oh, è vestita benissimo. Però secondo me, ragazzi, con noi non potete competere. Non c'è competizione, nel senso, non posso dire chi ha vinto. Io sono di parte, io sono per i brutti. E allora sono per i belli. Quindi, ragazzi, me lo dovete dire voi nei commenti. Ma secondo me, cioè, è ovvio che ho vinto io.